onda, pepe, e pesce tromba che sta a suonare. Se piaccio che con te ballano, scampiorati con me, saltano, saltano. 28 anni, portati bene. Qual è il segreto di questa striscia notizia, Antonio Ricci? Sì, ce li portiamo bene perché ci alleniamo sempre e abbiamo soprattutto chi ci fa allenare, che sono i politici, le segnalazioni dei cittadini, per cui insomma non c'è mai un anno uguale all'altro. Questa Equitalia per ora? Equitalia è stata una bella scommessa, anzitutto tutti hanno capito che dietro c'era un coraggio da leoni per fare, perché era... è uno dei poteri forti dell'Italia. Dall'altro noi non potevamo non tener conto delle centinaia di segnalazioni che ci arrivavano e della gente veramente disperata che ritiene di aver subito un torto da Equitalia. E tanto Berlusconi si fa sentire nei suoi copioni? No, Berlusconi non penso si sia rassegnato da anni ormai a Striscia. Per cui non, anzi ha paura, a volte diceva che aveva paura se è dovuto telefonare che la sua telefonata fosse registrata e poi mandata in onda su Striscia, per cui non l'abbiamo mai sentito. È venuto una volta a trovarci a Striscia, ma era una cosa casuale perché stava andando nello studio di Emilio Fede e in quel momento ha visto una festicciola perché era nata la figlia di un cameraman, noi stavamo festeggiando e lui, forse pensando che fosse un bunga bunga, si è infilato e ci ha salutato. Ma non gli ha detto mai più visto. Ma Antonio, sei un mascalzone. Ma ha telefonato, a dir la verità, un anno a casa perché andavano delle repliche di Striscia d'estate e lui lì ha visto una cosa, festeggiavamo, avevamo fatto la festa in queste cose per Mani Pulite e lui proprio era: ah, ma tu te la prenderesti anche con tua mamma? E io ho detto sì, anche. Un sogno del cassetto c'è ancora, un sogno del cassetto a Mediaset? No, per Antonio Ricci immagino. Non so, io non ho un contratto di esclusiva con Mediaset mai, però siccome lavoro da tanti anni lì sembro una colonna di Mediaset vera, in realtà noi abbiamo contratti di anno in anno e così. Sogni nel cassetto, cioè c'ho pieno di sogni, cioè c'ho un cassetto, non ci sta più niente, però i sogni sono belli quelli che si riescono a realizzare. Se dovesse arrivare la RAI? Ma con la RAI abbiamo avuto... Io ho cominciato in RAI, ho fatto lavoro in RAI fino agli anni 90, insomma, e poi non si sono più fatti sentire. C'è stato un contatto quando c'era Zaccaria, il presidente, mi ha detto: ma come sarebbe? Io vengo gratis se mi date in mano gli archivi RAI e tutti fuori onda della RAI che ci sono. E non l'ho mai più sentito. Non l'ho più sentito e un po' mi dispiace, insomma, perché la RAI comunque è un'azienda molto forte, valida, è importante soprattutto per i cittadini italiani perché è il servizio pubblico. Se voi pensate che sul servizio pubblico alla stessa ora in cui va in onda Striscia va in onda un programma di pacchi dove fanno i pacchi come sapete com'è, ma la cui filosofia è far pensare che uno non ha bisogno di niente se non della fortuna, apre un pacco e trova centinaia e centinaia di mila lire, non lo dico in euro perché è una roba vecchia quella lì, e pensare che dall'altra parte invece c'è una trasmissione che manda in giro i suoi inviati per cercare un brandello di verità, si fanno picchiare e c'è la vita vera di lì, e di là c'è il sogno, c'è l'illusione che sia la provvidenza a poter formare e creare il futuro degli italiani. Ma il canone è giusto che si paghi soltanto la RAI, perché non su Mediaset o nessuno delle due emittenti? Ma visto gli introiti pubblicitari che ci sono da una e dall'altra parte, secondo me sarebbe giusto non pagarlo mai. Se ci fossero dei canali senza pubblicità, allora si potrebbe parlare di canone RAI.
questa location di Selinunte, ci aspettavamo un blumotto vestito da guerriero greco. Purtroppo abbiamo cercato, ma il problema è che lui era voleva comparire nudo. Sarebbe stata una bella cosa per la ragazza, immagino. Ma non lo so, però l'abbiamo poi escluso. Voleva fare il guerriero nudo. Poi anche siccome va sempre in bicicletta, non metteva male, insomma. Vittorio, questa energia in mezzo alle colonne doriche, da dove la prendi? Vabbè, sono italiano, mi alimento bene, ho il clima pazzesco per allenarmi tutto l'anno e ci credo a bombazza. Allenamenti e dieta un po' particolare? Beh, certo, dieta mediterranea, zero alcol, fare nanna presto e cercare di fare tante belle cose. Ma i ragazzi quando ti incontrano cosa ti dicono? A bombazza mi dicono, tutto lì, finito il mio repertorio, la Treccani ha steso un sacco di parole, ma io dico sempre a bombazza, che è un sinonimo di energia, vitalità, freschezza e free spirit. Ma vi divertite voi? Perché ripetete le scene tante volte, ogni tanto si dice che palle, lo dite anche voi. Ma per la verità noi ci divertiamo, siamo fortunati perché facciamo un bel lavoro e oltretutto c'è un bel feeling proprio di gruppo anche col Gabibbo, quindi poi per carità ci sono dei momenti di tensione in tutti i lavori, però siamo fortunati. E in Sicilia cosa avete trovato? La granita siciliana più buona di tutto il mondo! Stai facendo questo è un messaggio un po' particolare. Perché? Un messaggio. L'ho mangiato adesso. Buona. Mamma, che meraviglia! Limone? Limone era. Limone zucchero? Con... No, non lo so, c'era tipo questo panetto così con la granita dentro, una roba meravigliosa. Quella tanto decantata. Chi è? Paolini. Antonio esatto. Ricci che dice? Antonio Ricci quest'anno ha messo praticamente due elementi che non si facevano mettere la gabbia intorno e abbiamo esatto. Combinato il mondo, l'impossibile, vedrete a Paperissima Sprint, una edizione veramente sprint quest'anno. Anche difficile. Siamo a rischiare, quindi ho detto ne metto due simili, o viene fuori un macello o viene fuori una roba bellissima, quindi siamo vivi tutti e due, ci siamo divertiti e è venuto fuori bene. La bicicletta si corica con te la sera? Sì, infatti quando vado in bagno di notte e non accendo le luci, sai quante volte mi è capitato di ingambarmi e andare in terra? Ma è capitato che ogni tanto, insomma, buchi? Buco, ruota? Buco. Nella vita o la bicicletta? La risposta dalla tua. E che se buca lui, che ne so? No, è capitato di bucare, però cerco di non bucare troppo. E tu? In bicicletta? La bicicletta non ce l'ho, la moto. Nella vita c'è, la vita è fatta di quello. Buchi, poi va avanti, cambi la ruota e continua ad andare, no? Messaggio ai ragazzi, finiamo. Messaggio che possiamo dare io e Vittorio, parlando un po' più seriamente, è un messaggio di, come diceva lui, di vita sana, di sport. Lo sport secondo me è tutto, non è un extra, lo sport è la base per stare bene, per sentirsi bene, cioè è lontano dalle diete, è lontano dal non mangiare, è proprio vita sana, alimentazione sana. Ultima, diciamo Castelvetrano a bombazza, Castelvetrano News a bombazza? Allora, saluto agli amici di Castelvetrano News. Allora, è accento veramente stretto e capisco. È quasi impossibile. Aspetta, io te lo dico. Castelvetrano News, Castelvetrano News da 100% promotti. E Madda? A Maddalena? Corvaglia? Perché così. Quando dici che c'è simbiosi e coordinazione, questo era un esempio, okay, avete visto l'incastro? Rifacciamo Antonio Ricci. Così, allora. Da Castelvetrano News. Aspettate, io dico tutto allora e tu gli dici al bombazzo tutta la parte più bombazzosa, ok? Vai. Va, aspetta, non sto leggendo. Da Castelvetrano News, punto, niente. Da Castelvetrano News... Da 100% promotti e Maddalena Corvaglia è tutto a bombazza voi studio, va bene? Dai.